Sì, questa è davvero curiosa. Sindaci leghisti che lottano contro la Lega, insomma, questo penso che è anche uno dei successi della Lega, riuscire ad essere partito di lotta e partito di governo contemporaneamente. Lo può essere oggi, non poteva, ci aveva provato anche il PC, ma in quel momento lì il senso comune, la base sociale era molto più preparata, era molto attenta e politicamente colta, politicamente consapevole, e non permetteva al PC di poter svolgere due parti in commedia. Oggi la base leghista è più disillusa, è più attenta al qui ed ora, all'immediato. Del resto la Lega, il successo della Lega è determinato dal fatto che manca proprio una cultura profonda di governo strategica, sia ai leghisti sia alla base leghista, e si contentano della buona amministrazione, del qui ed ora, dell'oggi, del contingente, dell'immediato e del territorio. Si contentano che venga amministrato bene il contingente, poi la situazione attuale, poi. Se dietro questo non c'è alcuna strategia e non c'è alcun progetto politico di lungo respiro, poco importa, l'importante è che domani ci possa essere quello che c'è oggi e via andare. E questo è il successo della Lega, quindi da un lato un consenso, una base che la vota perché non vuole e non chiede altro che si governi il qui ed ora e l'immediato. E dall'altra la mancanza proprio all'interno anche dei dirigenti leghisti di una vera e propria cultura di governo e di strategia di lungo respiro, perché al di là del federalismo poi non si capisce bene quale sia il progetto leghista, perché dopo il federalismo finora ha lasciato intravedere l'idea secessionista. Quindi, che è un'idea tutt'altro che possibile, tutt'altro che diciamo pacifica. Non sarà, non sarà, quindi, ma, cioè, quindi, comunque, questo è, e paradossalmente, però, anche questo salta di fronte alla Lega di governo che toglie l'ICI a tutti, anche ai ricchi, che toglie ai governi locali la possibilità di avere finanziamenti per mantenere quei servizi che la Lega ha promesso e che era abituata a dare e che la base leghista, il consenso leghista era abituato a prendere. E quindi da un lato appunto la Lega del governo centrale che toglie risorse e la Lega del governo locale che scende in piazza per chiedere queste risorse e per protestare contro questo salasso che il governo fa sulla povera gente che poi anche i sindaci della Lega devono amministrare e a cui, piaccia o non piaccia, in qualche modo devono rendere conto. Perché appunto, come ho detto prima, per il tipo di coscienza della Lega, della maggior parte del consenso leghista, a parte gli zoccoli duri, ma la maggior parte del consenso leghista si basa su un voto di consenso sul qui ed ora, sull'efficienza del momento. Se questa efficienza del momento viene a mancare, sono dolori poi quando vai a richiedere il consenso a persone che non te lo daranno perché ti manca un progetto di lungo respiro e c'hai solo quello del qui ed ora e dell'immediato. Quindi è una contraddizione veramente, veramente ridicola e veramente divertente se non implicasse tante sofferenze da tante persone e non implicasse un sacco di problemi in più che potremmo non avere, che invece purtroppo dobbiamo avere, proprio perché la Lega vuol giocare più parti in commedia. Io mi chiedo quando si renderanno conto, ma se ne renderanno conto anche all'interno dei governi regionali, in particolare in Piemonte. La voglio vedere a questo punto gestire le contraddizioni della TAV, voglio proprio divertirmi. Ora, come al solito, continuo a parlare. Perché il video in realtà sarebbe finito, ma se io lo stoppo ora e lo invio ora, fa
con molta probabilità se ne vedrà la metà, quindi circa 2 minuti, invece che 4 minuti e mezzo, 4 minuti e 45, quanto il video dura. Siccome io voglio che la gente lo ascolti, anche perché dalle lettere che ricevo, dai messaggi che ricevo, la maggioranza di questi messaggi sono di apprezzamento e anche di fastidio perché non sentono il continuo, si interrompe a un certo punto il messaggio, allora io provo a continuare a parlare perché almeno fin dove voglio che venga sentito, il messaggio venga sentito. Quindi dicevo appunto queste contraddizioni della Lega che finora non sono emerse, finora secondo me la Lega vive dell'onda lunga dell'opposizione, di essere ancora identificata come partito di opposizione e vive dell'onda lunga di buona amministrazione locale perché appunto là dove amministra poi si comporta un po' diversamente da come dovrebbe rispetto agli annunci elettorali, no? Rispetto anche a una coerenza ideale, ideologica che è massimalista, che usa nella propaganda e che poi invece nella realtà si rimangia continuamente e nella realtà non esprime, anzi esprime il contrario, cioè esprime moderazione e anche competenza laddove amministra, però appunto come dicevo anche prima amministra il qui ed ora, l'oggi, l'esistente, non ha un progetto di lungo respiro, non ce l'ha e non credo che ce lo potrà avere anche in futuro, a meno che non cambi identità, ma nel momento in cui cambia identità perderà anche il consenso, perderà anche i consensi di tanta gente che si illude che la Lega possa davvero risolvere il problema dell'immigrazione tenendo fuori gli immigrati dalla portata visiva di chi grazie alla cultura della Lega prova fastidio a vederli e prova fastidio a condividere la loro presenza in quello che loro ritengono essere il loro territorio, no? Perché poi la cosa curiosa anche qui dei leghisti è che quando parlano del loro territorio e parlano del loro paese, delle leggi del loro paese, lascerebbero intendere le leggi nazionali, anche perché le leggi padane non ci sono, quindi lascerebbero intendere le leggi nazionali. Quindi in questo caso si rifarebbero a un nazionalismo che non hanno mai avuto e che neanche hanno, è un nazionalismo di facciata, opportunista, che gli serve in questo caso per avere il consenso della parte diciamo più moderata, per dare una giustificazione, una legittimazione alla discriminazione razziale, alla discriminazione etnica nei confronti dell'immigrato e dell'extracomunitario. Salvo poi appunto comportarsi anche diversamente laddove governa, quindi rispettare ancora di più le leggi di quanto non le rispetti quando invece fa la propaganda. Comunque, ecco, la Lega questo è.